Eccoci di nuovo, abbiamo incontrato il commissario straordinario della provincia di Frosinone, Giuseppe Petrizzi, a quale chiediamo un giudizio su questo evento. Il giudizio mio, l'ho detto già prima dentro, è un giudizio importante, un'iniziativa lodevole. Devo ringraziare la dottoressa Bonaviri su un argomento che ci tocca tutti da vicino. Non pensiamo che a noi non è accaduto, ma non possiamo stare zitti, essere silenti su 112, l'abbiamo visto in quel filmato che ci viene la pelle d'oca. Io sostengo che bisogna lavorare per andare sempre di più verso quella cultura di rispetto. La cultura di rispetto è totale, fa parte di quel progetto del TQC, del Total Quality Control, che ci porta a rispettare le donne, i bambini, l'ambiente, il mondo, noi stessi. Ecco, questo è quello che noi dobbiamo lavorare. Ho detto prima che queste cose ci vuole del tempo, non esiste un 31 dicembre, un 1 gennaio, questo esiste solo nelle tecnologie di processo, laddove ci sono le risorse si possono fare. La mente umana ci vuole del tempo, allora bisogna cominciare dalle scuole, dai bambini, dalla più tenera età, ma lavorarci. Ecco, le scuole devono fare un salto di qualità. Ecco perché la provincia ha partecipato attivamente, anche mettendo delle risorse, giusto, queste iniziative che si devono fare. Sono vicino alla dottoressa Bonaviri, sono vicino a tutti, purché si vada verso un mondo migliore, perché in una città civile, in un mondo civile, queste cose non debbono accadere, assolutamente no. Io ci credo. Grazie al commissario per la sua testimonianza. Grazie mille.